Ultimi dettagli, ovviamente ti invito a visitare il sito della Federazione Italiana Kettlebell Sport per guardare il calendario, per leggerti il regolamento se avrai voglia di approfondire. Ultimi dettagli sono questi: quando ti presenti a una gara, chiaramente magari il giorno prima hai già fatto la pesa, quando vai a fare la pesa ovviamente dovrai portare il documento d'identità, la tessera, perché sarai tesserato con qualche squadra o comunque con la Federazione Italiana Kettlebell Sport. Dopo aver fatto la pesa ed esserti registrato, il giorno dopo alla gara troverai un'area di riscaldamento, ti metteranno a disposizione i kettlebell. Questa è un'altra cosa che a volte mi hanno chiesto: mi devo portare i kettlebell? Assolutamente no, ragazzi, i kettlebell sono standardizzati, la Federazione Italiana Kettlebell Sport utilizza sempre il solito modello di kettlebell, troverai sempre quello in Italia. Quindi sulle pedane da competizione, che quelle sono regolamentate, 1,5 m per 1,5 m, troverai sempre i kettlebell anche del tuo peso. Dietro la pedana c'è sempre una postazione nella quale mettere la magnesite. La magnesite viene ovviamente messa a disposizione anche se una persona può portarla, quindi è ammessa solo la magnesite. Ovviamente sono vietati tutti quei meccanismi o dispositivi che potrebbero agevolare il sollevamento. Come ti dicevo, c'è anche sempre un'area di riscaldamento nella quale vengono messi a disposizione dei carichi all'atleta e la magnesite, comunque dei carichi per scaldarsi. Tra una batteria e l'altra, cioè una batteria sono un gruppo di pedane, un gruppo di atleti che vanno per il tempo X 10 minuti, poi dopo c'è la batteria successiva, ci sono sempre 5 minuti. Ci sono affissi sia nella parte di riscaldamento che luogo in cui viene effettuata la gara, sempre stampate la lista delle pedane dove te puoi vedere a che ore gareggerai, perché chiaramente l'organizzazione prevede che tu vada ad un preciso orario, così sai quando presentarti, quando iniziare il riscaldamento. Quindi una volta che avrai finito il riscaldamento e starà per partire la tua batteria, ci sono quei 5 minuti. Gli atleti chiaramente vengono avvisati, l'atleta deve presentarsi, se non si presenta alla gara o arriva in ritardo non può partecipare alla gara. Quando finisce la batteria prima di lui, ci sono questi 5 minuti, l'atleta deve andare in pedana, devi prendere i kettlebell che dovrai usare, eventualmente prepararli con la magnesite senza fare quei disastri di magnesite tirata come se tu stessi seminando, ok? Quindi cerchiamo anche di sporcare il meno possibile, perché non ha senso tonnellate di magnesite così per niente, crea solo disagio all'organizzatore. Quindi ci prepariamo gli attrezzi, li portiamo in pedana o il tuo allenatore o chi per esso te li può portare in pedana. Quando sta per partire la gara, la segreteria chiama gli atleti vanno in pedana. Prima del conto alla rovescia viene sempre chiesto se gli atleti sono pronti, se la giuria è pronta, quindi sentirai questa cosa: atleti pronti, l'atleta fa un gesto, giudici pronti, il giudice fa un gesto e da lì parte il conto alla rovescia. 3, 2, 1, start. Quando viene dato lo start, l'atleta deve partire, ok? Parte, fa la sua gara, se non ce la fai, appoggi e la gara finisce. Quando la gara è finita, appoggi e te ne vai. Chiaramente, ovviamente, giustamente ringrazi il giudice comunica alla segreteria il tuo risultato. Ci sono alcune cose che sono vietate, dovrebbe essere anche lì buon senso. Per esempio, è vietato lanciare i kettlebell a terra, farli crollare. L'atleta, è difficile che l'atleta svenga e lasci cadere gli attrezzi. È sempre bene appoggiarli, perché quando cadono gli attrezzi sfondano tutto, sfondano le pedane, sfondano il pavimento, e questo è un grosso problema. Quindi educazione, mi raccomando, finisce la gara, alzi i giudici, ringrazi il pubblico e torni a casa, ok? Quindi queste sono alcune regole di educazione fondamentali e anche quello che troverai alla gara. Poi ovviamente dopo la gara, torni a casa, stavo scherzando, chiaramente ci sono le premiazioni, quindi eventualmente se hai vinto devi aspettare di essere premiato. Questo per quanto riguarda cosa devi fare proprio nella pratica quando arrivi alle gare.